Baggio e sono stata una delle prime ad intervenire per la chiusura della biblioteca la sera. Quindi. Un anno che discutiamo da prima della riapertura della biblioteca e prendendo spunto da questo di un suo sviluppo futuro. Abbiamo esposto alla cittadinanza il nuovo progetto di ampliamento sia strutturale che funzionale della biblioteca di Baggio e che il sindaco e l'assessore alla cultura si sono, insomma, hanno mostrato di apprezzare il nostro progetto e si sono presi l'impegno di realizzarlo. La biblioteca l'anno prossimo avrà un ingresso integrato con l'edificio, con una serie di panchine e di tavoli necessari per lo studio all'esterno, quindi il parco diventerà un'appendice della biblioteca. La biblioteca appunto deve respirare, noi ce lo diciamo spesso nei nostri incontri, e deve diventare qualcos'altro, riconoscibile sul territorio, fruibile, bella, accogliente, che funga anche da catalizzatore sociale. Ovviamente siamo qui stasera per parlare della biblioteca e dei giusti, però dopo c'è anche il parco, voglio dire. Noi siamo qua per cercare di convincere il sindaco Pisapia a incontrarci, diciamo così, in zona Cesarini per ridiscutere, anche se appalto partito e a lavori parzialmente partiti, ridiscutere la questione del canale Expo, soprattutto per il tratto che attraversa Parco delle Cave, perché lì ci sarà, secondo noi, secondo le nostre valutazioni, che continuiamo a esporre da ben 4 anni a questa parte, ci sarà il peggior disastro, molto peggio che al Parco di Trenno, dove comunque si è arrivati a un accordo per rendere parzialmente sotterraneo il canale in modo da evitare danni al paesaggio del parco. Mi sembra che abbiamo già fatto molti passi avanti proprio con la condivisione con chi era d'accordo con il bando. Sono convinto che lo troviamo anche oggi con i rappresentanti di Arte. Perché noi come Italia Nostra lavoriamo da 40 anni con l'istituzione, no? E vedere un'istituzione con cui lavoriamo e abbiamo sempre lavorato bene fare brutta figura di fronte alla gente, a noi dispiace, cioè ci ferisce profondamente. È necessario che quest'opera scellerata venga fermata al più presto. Ci aspettiamo innanzitutto cose buone, no? Che si risolvano al meglio le cose e che non si facciano danni costruendo il canale, distruggendo cose belle che sono irriproducibili. Non posso che essere d'accordo con i vari comitati a difesa del Parco delle Cave, ma anche degli altri parchi cittadini, anche se sulle modalità di conduzione di tutta la lotta devo dire che mi lascia qualche perplessità. Io sono un inguaribile ottimista e io mi aspetto generalmente che progressivamente si trovi proprio un'unione tra i cittadini e le istituzioni di qualsiasi colore per un senso civico. Finalmente abbiamo capito che l'unico modo è bloccare le ruspe.